Apple ha presentato da poco iPhone 8 e iPhone 8 Plus e noi abbiamo realizzato una recensione completa di questi due modelli top di gamma del produttore di Cupertino per portarvi appunto tutte le nostre considerazioni, i pro e i contro di questi dispositivi. Si parla però di top di gamma momentanei, in attesa appunto del lancio del dispositivo più innovativo presentato da Apple in questo mese, ovvero iPhone X. iPhone 8, così come il suo fratello maggiore iPhone 8 Plus, è un dispositivo davvero molto valido. Ve ne accorgerete durante la nostra recensione, durante tutti i nostri test e le varie conclusioni. Però è un dispositivo che rende un po' confusa la lineup di Apple, perché Apple ha deciso quest'anno di cambiare la sua strategia, forse perché si tratta dell'anno del decimo anniversario di iPhone, e ha appunto presentato due iPhone nuovi in sostanza, quindi la linea degli iPhone 8 e l'iPhone X, che sarà tutto display, insomma, come abbiamo visto in diverse occasioni, sarà completamente diverso dai modelli già presenti, quindi ci sarà la rimozione del tasto home e tanto altro. Però parliamo di iPhone 8 e iPhone 8 Plus in questa recensione, ci siamo focalizzati un pochettino di più su iPhone 8 Plus perché ci sono chiaramente delle funzionalità in più, delle caratteristiche in più, però vediamoli tutti e due di seguito, partendo appunto dal design. Il design non è molto differente dai modelli precedenti in quanto il form factor resta lo stesso, cambia però il materiale della scocca posteriore che adesso è in vetro. Quindi un ritorno al passato, un po' come iPhone 4 e 4S. Il frame resta in alluminio e le altre piccole differenze estetiche riguardano semplicemente la banda dell'antenna superiore e inferiore, che non va più a incidere sul design della scocca posteriore, ma resta limitato al frame. Quindi, per quanto riguarda la cosa più importante, ovvero la presenza del vetro, abbiamo a disposizione tante conferme sul lavoro preciso di Apple in fase anche di produzione, di assemblaggio, perché il dispositivo risulta essere davvero di ottima qualità, non ci sono scricchioli, la qualità appunto dell'assemblaggio è molto elevata. E poi il retro in vetro, oltre a dare un'eleganza maggiore al dispositivo, permette anche di sfruttare la ricarica wireless, come vedremo dopo. Però non è tutto così positivo perché tutto questo porta ad un maggiore spessore, anche se è difficile notarlo ad occhio nudo, 0,2 mm, e ha un peso più pronunciato perché appunto il vetro è un materiale che pesa di più dell'alluminio. Apple poi ha parlato del vetro presente su questo iPhone 8 e ha specificato che si tratta di un vetro più resistente rispetto agli altri prodotti sugli altri dispositivi o comunque sia anche sui modelli precedenti. Si tratta quindi di un vetro rinforzato con rivestimento oleorepellente sul retro per le impronte. Peccato che questo rivestimento non funzioni benissimo sul modello nero o grigio siderale perché le impronte vengono trattenute davvero tantissimo. Anche sugli altri modelli in realtà ci sono alcune impronte che si notano di più, però è molto più difficile accorgersene, soprattutto sul modello Silver. Infine, per concludere il capitolo sul design, troviamo a disposizione la resistenza all'acqua del dispositivo, grazie appunto alla costruzione interna del terminale, e abbiamo a disposizione quindi un dispositivo che potremo utilizzare tranquillamente anche sotto la pioggia. Non bisogna però immergerlo perché manca la certificazione IP68. Per quanto riguarda il display, poi, troviamo a disposizione la stessa diagonale del modello precedente, sia sul modello piccolo sia sul modello più grande, quindi 4,7 pollici e 5,5 pollici. Anche la densità di pixel è rimasta la stessa, la risoluzione, tutto rimane uguale a differenza dell'aggiunta della tecnologia True Tone, che è quella che abbiamo visto sugli iPad Pro, che ci permette di utilizzare il display in modo più comodo e senza affaticare la vista, in modo tale da appunto poter eseguire sessioni di lavoro più lunghe senza alcun minimo disturbo. Che cosa fa questa tecnologia? Analizza la luce ambientale per poi andare a regolare di conseguenza la temperatura di colore del display. Cornici ridotte? No, su questo dispositivo tutto è rimasto praticamente identico. Sarà su iPhone X che troveremo appunto una percentuale di superficie schermo diversa. A livello hardware troviamo il nuovo processore di Apple chiamato A11 Bionic. Si tratta di un passo in avanti davvero molto importante rispetto anche a quello del modello precedente, quindi all'A10 Fusion. Si tratta di un processore con 4 core ad alta efficienza, che sono comunque più veloci di quelli presenti sul modello precedente, che appunto risparmiano energia quando si utilizza il dispositivo non per utilizzi troppo stressanti, e poi ci sono 2 core ad alte prestazioni che fanno appunto il lavoro più importante in caso di fotoritorno, montaggio video o giochi pesanti.
La GPU poi è progettata da Apple ed è più rapida sempre del modello precedente e anche la realtà aumentata può beneficiarne, quindi AirKit di Apple potrà beneficiarne sempre di più. Questo nuovo processore poi può contare su un motore neurale che porta su un livello superiore ogni tipo di elaborazione e di feedback agli input dell'utente. Tutte queste specifiche poi vanno a tradursi in sostanza in un utilizzo fluido e scattante del terminale senza incertezze. Se ci sono ancora dei glitch e dei problemi nella gestione dell'interfaccia, la colpa è da dare ad iOS 11, che è il software appunto presente su questo dispositivo che ha bisogno ancora di qualche ritocco, perché in alcuni casi ci sono glitch, appunto, cali di frame rate, ci sono dei piccoli blocchi e diversi bug. In ogni caso l'hardware è pronto e basterà semplicemente un piccolo aggiornamento software per sfruttarlo al meglio, compresa anche la gestione dell'autonomia che con iOS 11 non rispecchia praticamente quello che ha dichiarato Apple, però si vede che c'è un buon margine di miglioramento perché evidentemente questo nuovo aggiornamento non è ancora pienamente ottimizzato per A11 Bionic. E se Apple non parla mai della RAM presente sui suoi dispositivi, lo facciamo noi perché vi specifichiamo che su iPhone 8 troviamo 2 GB di RAM, mentre su iPhone 8 Plus troviamo 3 GB di RAM. I tagli di memoria quest'anno sono solamente due, quindi 64 GB e 256. A livello di connettività tutto rimane più o meno uguale, tranne la presenza del Bluetooth 5.0 che appunto migliora la versatilità e la potenza della connessione. Troviamo poi le classiche soluzioni che abbiamo già visto, quindi chip NFC, Wi-Fi AC, Dual Band, connessioni LTE e poi la rimozione del jack delle cuffie. C'è un'altra novità interessante su questo iPhone 8 che, come vedete, sembra più un refresh hardware del modello 7, quindi magari avrebbe avuto forse più senso chiamarlo 7S, però in questo caso Apple ha voluto variare la sua lineup e quindi l'ha chiamato 8. Dicevo, un'altra caratteristica nuova interessante è relativa all'audio, perché gli speaker sono stati riprogettati, offrono molto più volume, molta più potenza e soprattutto molto più livello di bassi. Quindi abbiamo a disposizione già un audio cristallino ereditato dalle versioni precedenti, che si aggiunge adesso a queste nuove ottimizzazioni. Facciamo una piccola parentesi ancora per concludere il discorso sul software, ovvero iOS 11 porta con sé diverse novità, tra cui alcuni restyling grafici, alcune funzionalità nuove e interessanti e soprattutto alcune nuove potenzialità a livello di sistema, quindi sotto il cofano, per poter migliorare in futuro l'utilizzo del dispositivo e dei sistemi Apple. In ogni caso, tra le novità più importanti segnaliamo il nuovo centro di controllo personalizzabile, la nuova modalità non disturbare la guida, lo screen recording e il nuovo App Store completamente ridisegnato. La fotocamera di questo device, sia nella versione normale sia in quella Plus, è davvero di diversi passi in avanti rispetto a quella del modello precedente, ma anche a quella di tantissimi top di gamma presenti sul mercato. Non sono chiaramente i megapixel come al solito a fare la differenza, ma tutto un insieme di fattori. Troviamo qui nello specifico una fotocamera doppia, quindi su iPhone 8 Plus, grandangolare più teleobiettivo da 12 megapixel con apertura f1.8 ed f2.8, lenti a 6 elementi, supporto HDR e un nuovo sensore più ampio e rapido che andrà appunto a sfruttare anche il nuovo processore ISP di Apple che, associato al chip A11 Bionic, cercherà di riprodurre nel modo migliore lo scatto. Ci sono poi sempre sul modello Plus delle nuove modalità ritratto che potranno permetterci di gestire la luce e la loro appunto direzionalità. Ci sono due modalità specifiche che poi ci permettono di oscurare tutto il background e di mantenere semplicemente in posizione il soggetto, anche se abbiamo notato un intervento sin troppo pronunciato del software che alle volte scontorna male i soggetti e ritaglia qualcosa da mantenere invece. Però questa funzionalità è ancora in beta, quindi aspettiamo tempi migliori. Per quanto riguarda poi il flash, è sempre quad LED con una nuova funzionalità che si chiama Slow Sync, quindi è un flash a sincronizzazione lenta che combina un tempo di posa lungo e un tempo di luce brevissimo per poter scattare foto in modo più naturale, più comunque rapido e performante in condizioni di scarsa luminosità. Sicuramente non sarà una feature troppo utilizzata, ma è comunque un'interessante novità. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, troviamo 7 megapixel su tutti e due i terminali con il supporto alla classica stabilizzazione ottica e al retina flash. Fotocamera di iPhone 8 non Plus, quindi ha a disposizione semplicemente una lente, quindi avremo a disposizione soltanto una fotocamera e avremo a disposizione sempre le stesse caratteristiche, quindi 12 megapixel, eccetera. Mancheranno però le modalità di ritratto.
Nel complesso abbiamo notato una fantastica gestione dei colori delle luci, un perfetto sistema di stabilizzazione ottica fino alla registrazione anche video Full HD 60 frame per secondo. Sulla modalità 4K, che arriva qui anche a 60 frame per secondo, la stabilizzazione non è stata delle migliori, perché chiaramente si basa solamente sul software, quindi è solamente digitale. In ogni caso, buona anche la modalità a 24 frame per secondo per le riprese in 4K, per realizzare qualcosa di un po' più particolare, magari in stile cinematografico. Vi segnaliamo che nell'articolo che trovate su tech.it online adesso ci sono comunque delle informazioni aggiuntive sulla fotocamera e anche sui test che abbiamo fatto sui formati non compressi e sul recupero appunto dei dati e delle informazioni dello scatto dopo appunto magari sovraesposizione o sottoesposizione, quindi potrete andare ad approfondire sempre nel nostro articolo. Quando esce poi un nuovo iPhone, tutti si chiedono sempre la batteria, come si comporta e se migliora rispetto alla versione precedente. Allora, partiamo da iPhone 8, dove abbiamo notato un netto 10% di miglioramento nella batteria, ma chiaramente tanto margine per migliorare ancora un po', comunque avvicinandosi a quello che ha dichiarato Apple durante la presentazione, quindi circa un'oretta in più. In ogni caso ci sarà da aspettare un po' per quanto riguarda le ottimizzazioni software. Per quanto riguarda invece il modello Plus, notiamo praticamente le stesse performance del modello 7 Plus a parità di sistema operativo, quindi di versione del software, di settaggi e impostazioni varie. Abbiamo raggiunto al massimo 10 ore, 10 ore e mezza di utilizzo e 15-16 ore di standby, oppure negli utilizzi più intensi siamo arrivati ad 8 ore di utilizzo e a 12-13 di standby. Con un aggiornamento futuro poi sarà abilitato su iPhone 8 e iPhone 8 Plus il sistema di ricarica rapida, mentre è già abilitata la ricarica wireless tramite standard QI, quindi potremo utilizzare praticamente quasi tutti i caricatori in commercio per poter appunto ricaricare il nostro dispositivo senza cavi. Veniamo al punto della recensione. Vale la pena acquistare questo dispositivo nel 2017 aspettando comunque l'uscita di iPhone X? Allora, le considerazioni da fare qui sono molteplici, nel senso che bisogna capire quale dispositivo volete andare a sostituire. Quindi sicuramente se avete un iPhone 7 potete benissimo risparmiarvi l'upgrade se non state cercando sempre le massime performance e sempre l'ultimo modello. Se avete però un iPhone 6S potete pensarci un po', mentre se avete un iPhone 6 o precedenti sicuramente potrebbe essere un ottimo passaggio, perché il dispositivo è davvero molto valido. iPhone X è ancora un'incognita perché non abbiamo ancora avuto modo di provarlo, uscirà agli inizi di novembre, quindi sicuramente c'è molto hype su questo, però ci sono anche già delle polemiche sul prezzo, perché questo dispositivo costerà sicuramente di più degli attuali iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Infatti iPhone 8 parte da 839 euro e arriva fino a 1009 euro, iPhone 8 Plus parte da 949 euro e arriva fino a 1119 euro, mentre iPhone X parte da 1189 euro e arriva a 1359 euro. Quindi tutto sta nel capire quali sono le proprie esigenze. Questo è un dispositivo premiato, iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono promossi, sicuramente iPhone 8 Plus rischia di essere cannibalizzato poi da iPhone X, mentre iPhone 8, per quanto sia più piccolo e comunque più economico, può risultare sicuramente sempre un dispositivo più consigliato tra i due. Però se non state cercando un dispositivo che non possa accedere alla doppia fotocamera, alle modalità ritratto e alle aggiunte appunto presenti su iPhone modello Plus, dovrete necessariamente fare delle considerazioni differenti. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, questa nostra recensione, la prima recensione di un iPhone su tech.it. Io vi allego il link in descrizione per l'articolo e vi do appuntamento ai prossimi video. A presto!